Allora, ci saranno due tipologie di percorsi, divisi in due giornate. Ci sarà il 29 ottobre, che è un sabato, e sarà possibile, partecipare a questo percorso che comincerà alle 16 con partenza da, Piazza Carmine e arriverà poi come capolinea alla Piazza della Repubblica, Piazza degli Archi a Ragusa Ibla, con degustazione finale, presso la sede dei Cenacolari. Giorno 31, che è la giornata ufficiale, ci sarà la possibilità di fare un altro tipo di percorso che partirà la mattina alle 10:30 da Piazza della Repubblica, Piazza degli Archi, e arriverà fino alla zona della villa con degustazione finale presso la sede Nosco della scuola di cucina Nosco, presso il convento dei Cappuccini, e nuovamente la possibilità alle 16, stesso percorso del giorno 29. Poi ci saranno invece giorno 1 e giorno 2 novembre, si partirà da Largo San Paolo per questo percorso di Ibla Magica e Misteriosa e si farà tutto un percorso che coprirà tutta la superficie praticamente di Ragusa Ibla. Per partecipare basta partecipazione gratuita, basta prenotarsi ai numeri che sono indicati nella locandina e una specifica che per quanto riguarda i percorsi dell'1 e del 2 novembre non sono ammessi bambini per il tema proprio del percorso e c'è un numero ristretto di partecipanti, massimo 25 per gruppo. Per quanto riguarda gli altri percorsi, quelli proprio del trekking urbano, non c'è limitazione invece di sorta.